segreti dell'azienda in realtà non è uno, ma sono due. Il primo è sicuramente la famiglia, perché l'azienda è di proprietà della famiglia Fabbrini fin dalla sua fondazione nel 76. È una famiglia che è molto attenta all'azienda e investe tutto il proprio tempo nell'azienda, e di conseguenza l'azienda negli ultimi 40 anni è cresciuta, e soprattutto la crescita è stata molto incentrata anche negli ultimi 4 anni di attività, che hanno visto fra l'altro il passaggio generazionale. L'altro segreto sicuramente è l'innovazione, un'azienda molto attenta al prodotto, molto attenta al cliente e alle esigenze di quest'ultimo. E l'innovazione che noi portiamo tutti gli anni, costantemente, negli oltre 4.000 prodotti che abbiamo a catalogo e sempre disponibili a magazzino, ci premiano da sempre. L'innovazione digitale appartiene da sempre all'azienda. Io ho cominciato a lavorare in azienda nel 96 e già eravamo proiettati in avanti sia negli strumenti hardware che nella parte software che nella parte di organizzazione di processo. Il miglioramento da questo punto di vista non ha mai fine all'interno di un'azienda, e un po' anche per passione della proprietà. L'azienda ha sempre visto innovazioni tecnologiche particolarmente importanti e all'avanguardia, nonostante il momento. Siamo sempre un passo avanti rispetto a quello che normalmente le altre aziende utilizzano. È un progetto unico, che in realtà poi abbraccia una divisione immensa dell'azienda, è quella della logistica. Moretti nel 2018 ha spedito qualcosa come 1.200.000 colli nell'anno 2018. È una mole di lavoro immenso. Stiamo rivedendo completamente tutti i processi e tutti i flussi di lavoro, sia manuale che di processo informatico, della parte logistica dell'azienda. Sono 11.000 pancali di scorta che vengono movimentati quotidianamente. Quindi, lo stiamo facendo internamente, c'è la supervisione dell'amministratore delegato dell'azienda, c'è uno stock manager, c'è un consulente esterno che lavorano a questo progetto e tutta la squadra di magazzino, che sono oltre 20 persone. È un progetto che richiederà probabilmente oltre un anno di lavoro, per portare l'azienda a un'ottimizzazione dei processi di lavoro, che non sarà poi di fatto un punto d'arrivo, ma solo un punto d'inizio. È stata una scelta della proprietà di sbarcare, fra virgolette, nel mondo dei social. Sapevamo benissimo che non era facile, non era banale, visto anche la tipologia di prodotto che vendiamo, un prodotto delicato, che ha un'interfaccia utente delicata, e doveva avere una comunicazione veramente particolare. Questo progetto ha trovato compimento all'incirca un anno fa. E i risultati sono veramente oltre le nostre più rosee aspettative. Abbiamo un riscontro dai social, dall'utente privato veramente importante. Stiamo spingendo molto in questa direzione, perché la presenza sui social ad oggi per noi è diventata indispensabile. Moretti SPA è il cliente numero 16 di Zucchetti Centro Sistemi, lavora con Zucchetti Centro Sistemi fin dall'inizio. Credo la collaborazione sia iniziata alla fine degli anni 80, primi anni 90, quindi diciamo che è stata una crescita comune, insieme, a braccetto. I software Zucchetti Centro Sistemi ci hanno permesso di arrivare dove siamo. Le parti più significative credo che siano, a parte il gestionale interno, ovviamente, la parte di extranet aziendale, cioè tutta l'interfaccia che comunica le nostre informazioni alla forza vendita e ai clienti che possono accedere a quell'interfaccia. Teseo 6 con base Genero, sicuramente la parte extranet con Cassiopea, che ci permette di acquisire gli ordini da parte dei clienti e della forza vendita. Abbiamo l'HR per la gestione delle presenze interne del personale, siamo oltre 70 persone. Abbiamo anche tutta la parte InfoVision per l'analisi dei dati. È la stessa sfida che c'era nel passato: innovare sempre prima degli altri e essere un passo avanti
rispetto alla concorrenza in termini di organizzazione, efficienza, efficacia e di prodotto e di caratteristiche di prodotto. È una sfida che conosciamo benissimo, siamo organizzati per fronteggiarla e stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti questo progetto.